Il gruppo fusore consiste di due rulli, il rullo fusore superiore e il rullo fusore inferiore. Il foglio passa attraverso questi due rulli, uno dei quali è riscaldato fino a 200 gradi, mentre l'altro ha il compito di fare pressione sul foglio. In questo modo il toner si fonde sul foglio stesso. Con il passare del tempo, questi rulli possono sporcarsi. Ed in questo caso nel foglio di stampa potranno apparire delle strisce nere o grigie verticali, oppure dei difetti che si ripetono alla distanza della circonferenza del rullo fusore sporco. Per pulire i fusori spesso bisogna smontare mezza stampante, ma si può usare anche questo metodo. Apri il coperchio superiore della stampante. Apri il coperchio dei fusori. Sotto questo coperchio puoi vedere i rulli fusori. Il rullo di gomma è il rullo che fa pressione, il rullo rigido è il rullo riscaldato. Controlla se ci sono delle linee o altri difetti come pezzetti di carta inceppati o etichette adesive attaccate a uno dei rulli. Adesso inumidisci un bastoncino di ovatta con alcol isopropilico e pulisci l'area visibile dei fusori. Fa attenzione che i fusori generano una grande quantità di calore e si danneggiano facilmente, quindi non premere troppo e fa attenzione a non graffiarli. Si può anche usare normale alcol, ma di solito contiene degli oli che possono lasciare dei residui sui rulli fusori. Chiudi il coperchio della stampante. I fusori si muoveranno in un'altra posizione. Ripeti l'operazione fino a che i fusori sono puliti. Ricordati che pulire i fusori non servirà a niente se i fusori sono danneggiati o consumati.